Onorevole Diana, il suo nome penso sia uno dei più altisonanti di questa nuova giunta. È arrivato in un momento di grandissima difficoltà dopo l'arresto del capo ingegnere dell'ufficio tecnico di Torre Annunziata. Cosa pensa dell'attuale situazione e di questa vicenda? Ho sentito come un dovere etico non sottrarmi alla possibilità di dare un contributo a migliorare la situazione in una città molto importante della nostra regione. Sono consapevole che l'arco di tempo è breve. Si tratterà di innalzare la guardia contro i rischi di corruzione, di infiltrazione. Per questo penso che dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti legislativi e arrivare anche a chiedere la validazione anticorruzione e trasparenza di atti amministrativi, possono essere anche quelli degli affidamenti diretti. L'affidamento diretto l'ha portata anche alla vicenda giudiziaria di cui parla la città in queste settimane. Molto legato a Torre Annunziata dalla vicenda Siani, quindi ha avuto modo di seguire negli anni le vicende di questo territorio. Penso che non si può lasciare incompiuta l'opera avviata con tanto coraggio da Giancarlo. Voglio contribuire con la nuova giunta e il Consiglio Comunale a poter innalzare la guardia e ad avviare un processo virtuoso che allontana sempre più i rischi di illegalità.